Un vicolo nel pieno centro storico di Napoli, adoperato da anni come bagno pubblico a cielo aperto, con le immaginabili conseguenze per l'igiene ed il degrado della zona, è stato oggetto di un'azione concentrata di arte e partecipazione da parte di volontari coordinati dal gestore di uno storico locale attiguo. È trasformato in una galleria d'arte all'aperto, realizzando così una mostra numero zero, che servirà anche alla diffusione del progetto di crowdfunding collegato. Abbiamo deciso di cambiare la destinazione d'uso di questo vicolo. Molto semplice, lo spazio è sempre lo stesso, soltanto che non si fa più qui. Abbiamo deciso che l'arte e la cultura possono essere il modo per trasformare questa città e lo abbiamo dimostrato in una serata test, prova. La gente è venuta, gli artisti sono contenti e noi lanciamo questa idea provocazione al Comune, a Napoli, all'Italia e a chi vorrà sostenere questa idea progetto. Cambiare il vicolo per cambiare il mondo non è solo uno slogan, è un qualcosa in cui crediamo. Vico Pazzariello ci è riuscito nel suo piccolo con Vico Pazzariello, appunto l'associazione Vicolo portano lo stesso nome. E qua stasera il Kestec ci prova con questo vico di San Giovanni Maggiore, detto Area da Latrina, e noi l'abbiamo trasformato in una galleria d'arte. L'iniziativa ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Napoli. Il tema della mostra estemporanea è About Peace, in un vicolo che da luogo di violenza vuole diventare simbolo di pace. Ripulire, ripristinare gli impianti e raccogliere contributi artistici sono stati alcuni degli impegni portati a termine, che continuano ora con la selezione di altri progetti di allestimento per rendere operativa la galleria nel quotidiano. È un'altra importante iniziativa che testimonia come con la bellezza possiamo riprenderci dal degrado parti e territorio della città, oppure rilanciare sempre con la cultura le prospettive di cambiamento. Ed è molto importante quando le tendenze negative sembrano prendere il sopravvento che la risorsa della partecipazione civica scende in campo e trova la via per risolvere le questioni. E quindi in questo senso l'amministrazione sostiene l'iniziativa e fa appello che un sostegno attivo attraverso il crowdfunding possa venire anche sul piano della partecipazione finanziaria di tutti, anche se con piccoli apporti, perché un grande evento di rinascita e di riscatto si possa determinare.